Siamo forse troppo felici, non so cosa posso dire, perché con Atalanta finire al terzo posto è qualcosa incredibile, straordinario. Siamo contentissimi e adesso non ci sono parole per spiegare come sentiamo. Abbiamo fatto la storia, grazie a tutti, a tutti i tifosi, a nostra moglie, alla società, allo staff, ai giocatori, perché abbiamo fatto qualcosa sì, inspiegabile. Forse siamo stati più forti la seconda parte, il ritorno. Certo, abbiamo sbagliato le prime 8 partite, dove eravamo forse terzo ultimo. Poi dopo abbiamo trovato il ritmo e dice tanto quando finisce il ritorno con come miglior squadra. Il futuro di De Rome, non voglio pensare al futuro, adesso il mio futuro è Atalanta, giochiamo Champions, un sogno penso per tanti giocatori, ma anche per me, perché ho giocato nazionale, Europa. E la Champions non c'era, adesso c'è anche la Champions. È peccato che giochiamo qua e non a Bergamo, che sarebbe stato forse il migliore strada possibile. Ma adesso pensiamo solo alla Champions. Mi ho toccato leggero, forse non devo cadere, dall'altra parte lui non deve toccarmi. Poi penso che Berardi ha preso il mio braccio e questo non era giusto. Forse non dovevo cadere, ma che è successo dopo non è da giustificare. Io sento davvero, non posso spiegare come mi sento, perché io sono tornato 2 anni fa e poi siamo cresciuti, siamo saliti con la squadra, il livello si è alzato, siamo pure felici, no? Niente da dire, siamo contentissimi, felici, e una squadra meravigliosa. Questa è la sigla della Champions. I due olandesi sono molto molto contenti e vogliamo giocare alla Champions l'anno prossimo. Sì, dai, andiamo in Champions con Atalanta, questo è un sogno secondo me per tutta la città. Secondo me questo è impressionante, questo è per una squadra come Atalanta è il massimo. Andare in finale di Coppa Italia, andare in Champions, terzo posto. Ma questa è la crescita della squadra, che Hans, Robin, Timo hanno fatto gol, Zapata dopo i primi 10 partite tutti gli hanno detto oh, ma chi è Zapata, poi ha fatto 23-24 gol, siamo cresciuti come squadra, siamo orgogliosi e meravigliosi. Anche Marta ha qualche gol, anche Marta ha fatto qualche gol. Io solo 2, ma fa niente. Il gol non è importante, ma lui ha fatto qualche gol.